Ciao cari amici, oggi il vlog lo faccio all'esterno. Si sta bene, la primavera sta tornando. Purtroppo si sta ampliando il numero di chi si è infettato con il coronavirus e sta sempre avvicinandosi di più. Ci sono stati casi anche nei paesi qui vicini. Insomma, sono un po' preoccupata, però vabbè, io prendo le mie precauzioni. Fortunatamente, essendo a casa, sono in pensione, ascolto quello che hanno raccomandato, soprattutto per le persone che sono un po' avanti con l'età, cioè sto a casa, sono fortunata, ho un giardino, per cui è uno stare in casa relativo. Esco proprio per il necessario, prendo le mie cautele. Se incontro le persone sto a debita distanza, tanto non si offendono, sanno benissimo che lo faccio normalmente quando magari c'è qualcuno che mi saluta all'influenza. E vabbè, sono fifona? No, sono solo prudente, a nessuno piace ammalarsi. Ecco, quello che faccio è quello. Ieri mi è successa una cosa che mi ha fatto anche un po' ridere, vabbè, troviamo qualcosa di spiritoso. Avevo telefonato al macellaio, ho detto: senti, mi prepari queste cose. Gli ho dato una lista, mi ha detto: va bene, vieni nel pomeriggio, ci sarà un po' di gente. Io cosa ho fatto? Ho preso uno scaldacollo, ci ho infilato della plastica dentro, ho detto un minimo di, dato che non ci sono neanche le protezioni da usare. I guanti di lattice ormai li metto sempre quando esco. E sono andata da questo macellaio che è a qualche chilometro da qua, insomma. Quando sono arrivata ho detto: beh, se non c'è nessuno, entro senza niente, tanto ritiro le borse, pago con il bancomat, amen. Era pieno di gente, cosa che tra l'altro non dovrebbero fare. Mi sono tirata lo scaldacollo fino a qua. Quando sono entrata, mi hanno visto, sono scappati tutti da una parte perché si sono spaventati, chissà cosa hanno pensato, vabbè. Meglio così, ho ottenuto comunque il risultato di averli lontani, ho ritirato le borse, ho pagato col bancomat, sono uscita, ma ho visto di quegli occhi sbarrati. Dico: ma scusate, avete paura, vi preoccupate, ma vi preoccupate solo nel momento in cui qualcosa, in effetti, dite: ma cosa c'ha quella lì? Io ho spiegato subito. Io ho un problema, per cui niente, mi devo un attimino proteggere, per cui poi sono uscita. Quando l'ho raccontato a mio marito a casa, ovviamente si è fatto una risata, però io dico: scusate, vi dicono di non accatastarvi dentro ai negozi, non è tra l'altro un negozio che ha molto spazio e lo fate lo stesso. Insomma, deve entrare una persona che magari vi fa pensare a qualcosa di negativo, che non è, era solo una mia minima protezione perché non mi voglio assolutamente ammalare e non so chi sono queste persone, le vedo accatastate, giustamente mi sono, non so, magari non funziona questa cosa, però insomma, un minimo di cautela, un minimo di protezione ho cercato di darmela. E vabbè, loro si sono spaventati, io mi sono messa poi dopo a ridere quando uscivo. E vabbè, fate un po' come volete, insomma, volete accatastarvi nei negozi, fatelo, volete stare vicini, fatelo, io non lo faccio, non lo faccio, io faccio quello che dicono, mi tengo lavate le mani, cosa tra l'altro che ho sempre fatto, quasi maniaca, eh. Però va bene così, a questo punto sto lontana, lontana. A quel metro incontro una mia amica, ci parlo, dico: guarda, sto un attimino lontana, va bene. E niente, quelle cose che hanno raccomandato, insomma, non vado a infilarmi nei negozi, come dicevo, la spesa la faccio su ordinazione e mi sembra anche la cosa, diciamo, che forse va meglio, così almeno si evitano le code, si evitano le persone troppo vicine che ti tossiscono addosso perché ci sono quelli che lo fanno. E speriamo, insomma, che la situazione si risolva presto. E niente, faccio tanti auguri a tutti perché la situazione è un po' difficile, sta diventando un po' difficile. Vi saluto, spero comunque di avervi dato
un attimo così di allegria con questa storiella. Immaginatevi un po', io con questa cosa sugli occhi e questi con gli occhi sbarrati che si sono spostati tutti da una parte, roba da mettere proprio come fumetto o come non so. Ciao a tutti, eh? Ciao amici, ricordatevi di mettere il like, se non siete iscritti e vi piace il mio canale, iscrivetevi. Ciao, ciao, ciao.